In questo mio nuovo video dove faccio il prepartita di Napoli-Torino. Ragazzi, Napoli-Torino è una sfida che si deve vincere, è una sfida che si deve vincere e dobbiamo farlo perché ieri il Milan ci ha sorpassati con la vittoria contro l'Hellas Verona. In rimonta da grande squadra e dobbiamo metterlo di nuovo indietro al Milan. Speriamo di farlo contro un Torino che Juric, che ha un allenatore molto capace che l'anno scorso non ci ha fatto andare in Champions. Ma quest'anno con Spalletto, un allenatore più esperto, secondo me possiamo batterlo. Ma andiamo a leggere prima le probabili formazioni del Napoli e poi anche del Torino. Napoli con Ospina tra i pali, qui Sky Sport mi mette ancora Ospina favorito a Meret. Ospina favorito a Meret, quindi Ospina tra i pali, in difesa di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui. Centrocampo Fabian Ruiz, Zambanghi, Zielinski e attacco composto da Politano, Osimhen, Insigne. Sono d'accordo con le scelte tattiche di Luciano Spalletti, è la formazione titolarissima perché si deve vincere. Si deve vincere, si deve vincere, perché se tu vinci questa sera, se il Napoli vince questa sera, andiamo a 24 punti, e 24 punti è il punteggio pieno su 8 partite, punteggio pieno. E quindi dobbiamo vincere per forza, perché poi ieri, come ho detto prima, il Milan ha rimontato la partita contro il Verona e ha vinto. Ha vinto, quindi abbiamo una concorrente per il primo posto che in questo momento sta sopra di noi. Però se vinciamo contro il Torino, noi andiamo a 24, loro rimangono a 22. Ieri si è fermata anche l'Inter, quindi ci va bene a noi e così stacchiamo di altri 3 punti. Di altri 3 punti. Dobbiamo vedere anche se si ferma la Juve. Perché se poi si ferma la Juve, si ferma la Juve, dopo non sono più 10 punti di distacco, ma diventano 13. Eh sì, ragazzi. Eh sì. Niente, io questa partita vedo che si può vincerla, però ci vuole la giusta testa, perché noi. La cosa bella è che noi già sappiamo il risultato, i giocatori già sanno il risultato che ha fatto il Milan, già sanno il risultato che ha fatto l'Inter. E quella è la cosa bella, che scendono in campo determinati per vincerla e molte volte in questo inizio di campionato non si sono fatti fregare dal panico. Perché in panchina abbiamo un allenatore come Luciano Spalletti. Abbiamo un allenatore come Luciano Spalletti. Che bene o male le partite, queste partite qua te le fa vincere Spalletti. E queste partite qua per andare in Champions si devono vincere. Si devono vincere. E poi se usciamo con un risultato negativo rimarrei un po' amaro. Amaro perché dopo 7 vittorie di fila in campionato, l'ottava non la voglio steccare. Rimango un po' male, dai. Rimango un po' male. Spero di no, spero che si vinca e speriamo. E niente ragazzi, il mio video può finire qui. Può finire qui. Anzi, leggiamo prima anche la formazione del Torino dei nostri ospiti. Milinkovic Savic tra i pali. Didi, Gigi, Bremer. Rodriguez in difesa con Singo e così. Poi Baselli, Mandragola, Aina, Linetti. Linetti, Brecalo, Sanabria. E niente, ragazzi, il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E niente.
Ciao ragazzi, speriamo bene, forza Napoli sempre, dai ragazzi, dobbiamo portarci a casa questa vittoria, dai ragazzi, dobbiamo far vedere che siamo a tutti una grande squadra e dobbiamo far vedere che siamo sopra di tutti. E andiamoci a riprendere di nuovo il primo posto, dai, dai Napoli, dai Napoli, dai ragazzi!